Le proteste avvenute in tutta Italia lo hanno raccontato chiaramente. Gli asili privati sono stati completamente dimenticati dai decreti. Stipendi, affitti degli spazi e costi di gestione sono diventati difficili da coprire senza introiti. Lo sanno bene anche le strutture vogheresi, come per esempio lo storico Cairoli di Via Fanti d'Italia, asilo nido e scuola dell'infanzia che prima dell'emergenza coronavirus contava oltre 100 bambini iscritti. Cinzia Lu, direttrice dell'asilo, lo spiega preoccupata. Sopperire ai bisogni dei più piccoli con la didattica a distanza è pressoché impossibile. Abbiamo bisogno di risposte certe. Siamo chiusi fin dalle prime ore dell'emergenza sanitaria e sul futuro dei servizi educativi per la fascia 0-6 anni regna ancora l'incertezza. Sono uscite le linee guida per l'apertura dei centri estivi come il nostro, ma le normative restrittive ci costringono a costi elevati che incidono inevitabilmente sulle tasche dei genitori. Per questo la titolare fa appello alla ministra dell'istruzione Azzolina e a tutte le istituzioni competenti affinché possano risolvere le incognite sulla riapertura di settembre. Abbiamo oltre 20 dipendenti che rischiano di rimanere senza lavoro. Siamo preoccupati per la cassa integrazione perché non sappiamo fino a quando sarà disponibile. Speriamo in risposta concrete dal governo e nella vicinanza morale dei genitori che in questi 16 anni ci hanno scelti e supportati. La preoccupazione della direttrice riguarda anche il futuro dei bambini. Le famiglie devono continuare ad avere un posto fidato dove portare i loro figli, che a loro volta necessitano di un percorso formativo equilibrato e costante per continuare il progetto educativo a loro rivolto. Nonostante le incertezze sul futuro, tutto lo staff dell'asilo ha voluto realizzare un videomessaggio di speranza e positività rivolto a bambini e genitori, che vi mostriamo in anteprima. Noi non vi dimentichiamo. Ogni giorno ci impegniamo ad immaginare il nostro nuovo incontro. Non esistono barriere che ci impediscono di amare ciò che ogni giorno costruiamo insieme. Faremo di tutto perché possiate sentirvi nuovamente a casa. Guarderemo con voi il mondo da una nuova prospettiva. Facendo tesoro di tutto ciò che di buono può portare. Vedremo sempre il bicchiere mezzo pieno, con gli occhi di chi vuole progettare un futuro solido e forte. Vi accompagneremo tenendoci per mano come un unico grande cerchio. Cantando gioiose parole che vi possono arricchire e che riempiono la vostra mente di bellissimi ricordi. Tutto questo sarà possibile, come lo è sempre stato, se guardato con gli occhi di chi ama davvero. Grazie famiglie, grazie bambini per permetterci di essere al vostro fianco. Squadra vincente non si cambia.